Finanziamenti garantiti a più di 5.000 imprese. Negli ultimi 3 anni per circa 300 milioni di euro. 12.000 associati presenti in 4 regioni. Intercredit. Da 1959, i nostri numeri al servizio del tuo lavoro. Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village. 5 giorni di colori, sport, tradizioni e gioco appassionato nelle piazze di Teramo. La 42esima Coppa Interamnia non si è smentita nemmeno quest'anno. Un grande spettacolo che ha raccolto oltre 2.500 atleti provenienti dai 5 continenti. Teramo è diventata per una settimana cuore pulsante di gioventù, pace tra i popoli. È tornata ad essere Interamnia per una settimana grazie al torneo di pallamano che l'ha resa famosa nel mondo. La Coppa, come viene chiamata con affetto dai teramani, ha rivitalizzato e colorato le vie cittadine con i suoi 2.500 atleti provenienti dai 5 continenti. Soddisfatti gli organizzatori e tra tutti il patron Pierluigi Montauti. Folcloristica la sfilata di apertura con un gruppo bandistico proveniente da Panama che ha aperto lo spettacolo in Piazza Martiri con danzatori in abiti tipici seguiti dai rappresentanti del Tibet che hanno sfilato con le bandiere della pace e del Nepal che quest'anno ha preso parte al torneo per la prima volta insieme allo Zimbabwe. Oltre alle gare che si sono svolte nei vari campi allestiti in città, tante le manifestazioni all'atere, musica, buona cucina teramana e mostre di cimeli storici che hanno raccontato 40 anni di Coppa Interamnia a Teramo. È sempre un grande spettacolo, un piacere ed un onore ospitarla. Nessuno mai ricorda chi ha vinto negli anni il torneo. Quello che resta nel cuore di tutti è il desiderio di tornare a giocare a Teramo e a sfilare ancora nel nome della pace e dello sport. Il presidente della Teramo Ambiente, Fernando Cantagalli, termina il suo mandato triennale e con lui decade l'intero CDA. In sala consigliare i vertici della Team hanno illustrato il risanamento attuato in questi anni all'azienda. La Team, società pubblico-privata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti per il comune di Teramo, avrà entro un mese un nuovo presidente, ma intanto il Movimento 5 Stelle promette denunce per la mancata trasparenza nella gestione. Si conclude il mandato del presidente Fernando Cantagalli. Da 3 anni ai vertici della Teramo Ambiente, la società mista pubblico-privata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti del comune di Teramo. 3 anni difficilissimi, con il partner privato sotto inchiesta dalla procura di Catanzaro e impianti di trasferenza a Carapollo non a norma e da risistemare. E poi ancora i precari da stabilizzare e i debiti accumulati negli anni. 3 anni complicati e difficili che Team lascia. Spero di lasciare una Team migliore, io ne sono sicuro, però sono gli altri che devono giudicare. Lascio una Team in cui il personale in termini di professionalità è cresciuto tantissimo perché abbiamo dedicato e investito tante risorse per la crescita professionale dei dipendenti. Io ritengo che quella del personale sia la risorsa più importante. Poi lascio la Team in condizioni finanziarie, economiche, buone. Ricordo che l'amministrazione è iniziata con il sequestro da parte della Procura di Catanzaro dei conti correnti. Lascio la Team dopo aver sanato quello che c'era da sanare in termini di sicurezza di tutti i siti, dai cimitero a Carapollo. Abbiamo rischiato grosso per quanto riguarda Carapollo. Oggi possiamo tirare un grosso sospiro di sollievo, non diciamo che abbiamo fatto di tutto per rendere questo sito veramente, non voglio dire all'avanguardia, però tra le società che si occupano di rifiuti
credo che non tutte le società abbiano un sito come il nostro. Gli straordinari successi ottenuti dalla Team, sciorinati dal presidente Cantagalli come bilancio di fine mandato, non sembrano convincere l'opposizione, che non crede affatto ai conti risanati e annuncia denunce per la mancanza di pubblicazione dei bilanci sul sito della società. Per voi che Team è? Da quello che abbiamo ascoltato sembrerebbe una Team meravigliosa e fantastica, ma sotto gli occhi di tutti che così non è, visto e considerato che comunque nell'ultimo Consiglio Comunale sono stati respinti a maggioranza tutti gli emendamenti presentati sia dal Movimento 5 Stelle sia dal PD per quanto riguarda una maggior trasparenza. La cosa che veramente manca in questa società è la trasparenza. Noi abbiamo anche qui in conferenza stampa chiesto come mai non sono stati messi online i bilanci consuntivi e preventivi della Team. Infatti il settore trasparenza è totalmente lacunoso, infatti non abbiamo traccia né di bilanci né di organigramma né di debiti scaduti né di costi contabilizzati né di tipologia di procedimenti in corso. E cosa immaginate allora? Noi innanzitutto vogliamo avere le informazioni ufficiali e poi da quelle informazioni procederemo a una verifica puntuale di tutto quello che è stato la Team in questi anni e di quello che sarà adesso. Doppio appuntamento per ricordare ai cittadini quanto sia stata importante l'attività del Corecom Abruzzo in questi 3 anni di attività. 2 incontri, uno a Teramo e l'altro a Civitella, durante i quali il presidente Filippo Lucci ha tirato un bilancio e lanciato proposte sull'uso di nuove tecnologie della comunicazione. Proposte concrete per il futuro della comunicazione in Abruzzo e il rilancio del ruolo dei Corecom a livello locale e nazionale. Filippo Lucci, presidente del Corecom Abruzzo e del Corecom Italia, ha presentato a Teramo il suo bilancio di mandato 2009-2013. Abbiamo reso il Corecom riconoscibile, punto di riferimento per la comunicazione a livello nazionale. La partecipazione straordinaria dei cittadini oggi e delle istituzioni è la dimostrazione di questo percorso di riconoscibilità per poter sfruttare tutte le opportunità che arrivano dalla comunicazione, quindi crescita, sviluppo, trasparenza, ma anche merito. La comunicazione non è solo informazione, è anche tutto questo. E il Corecom si è reso disponibile in questi anni a farsi portavoce di questo percorso di crescita, di trasparenza e anche di velocità, come abbiamo detto, perché internet è il presente, non è il futuro, e quindi da oggi, anche dagli errori di questi anni, possiamo ripartire con più slancio e determinazione. Siamo orgogliosi però del lavoro fatto, di una squadra. Io ci ho messo la faccia, come si dice, ma il lavoro della squadra, dei dipendenti del Corecom, è stato importante, fondamentale e straordinario. I prossimi anni, conclude Lucci, saranno decisivi per vincere la scommessa della ripresa economica e del lavoro attraverso le nuove tecnologie di comunicazione. Pietracamela ricorda Guido Montauti con la prima edizione del Premio Internazionale di Pitture Rupestri. Il vincitore realizzerà un suo dipinto sulla roccia franata del piccolo borgo. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Teramo Nostra e il Consorzio BIM. Dipinti nella roccia franata, così l'arte risana le ferite del territorio. Al via il primo premio internazionale di pitture rupestri Guido Montauti. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Pietracamela in collaborazione con l'associazione Teramo Nostra e il consorzio BIM. Il vincitore andrà a realizzare un dipinto su roccia nell'area interessata dalla frana del 2011. È una risposta, abbiamo recuperato tutto il centro storico, ci sarà l'inaugurazione, sarà tolta la zona rossa e tutte le manifestazioni di quest'estate si svolgeranno in quella parte del centro storico di Pietracamela. Al centro di queste manifestazioni c'è il premio Guido Montauti. Quindi un concorso di pittura. Un concorso di pittura dove i candidati, i concorrenti potranno presentare una bozza entro il 31 luglio e ci sarà una giuria che stabilirà un gruppo di partecipanti al premio finale e poi la premiazione ci sarà il 24 agosto di domenica, dando risalto anche a altre manifestazioni che saranno collaterali a questo evento. Il concorso è intitolato a Guido Montauti, l'artista di fama internazionale che nacque nel 1918 a Pietracamela, è famoso anche per i monumenti dipinti rupestri realizzati nella grotta dei Segaturi con il gruppo di artisti del Pastore Bianco, di cui Montauti fu teorico e fondatore. Chi era Guido Montauti? Ecco, io direi un grande, ma interpretando quello che diceva lui a suo tempo, che era assolutamente poco modesto, diceva io e Picasso, non diceva Picasso ed io e Picasso, quindi si riteneva un grande e io ci credo che era un grande. Lei ricorda quando dipinse questo Pastore Bianco a Pietracamela? Sì, lo ricordo, anche se non partecipavo attivamente, perché lui amava circondarsi più di artisti magari della mia età,
però si circondava di giovani. Ecco, io all'epoca studiavo, probabilmente ero impegnato in altre cose e mi dispiace non aver partecipato attivamente, come poi invece ho partecipato nella manutenzione di queste opere, perché mi sono adoperato per far sì che resistessero a questi 50 anni, sono passati 50 anni e sono tanti, per delle cose che poi sono esposte alle intemperie, quindi al sole, alla neve, quindi... Ma sempre bellissime. Sempre bellissime, speriamo che possano tornare ad essere bellissime grazie a questa iniziativa che, oltre che rivitalizzare il paese, speriamo rivitalizzino anche le nostre opere che meritano di rimanere dove sono e di essere viste e apprezzate da tanti. La città di Teramo si inchina a Enzo Cucchi, grandissimo pittore della transavanguardia italiana, che espone all'Arca, laboratorio di Largo San Matteo, alcuni suoi dipinti inediti. Nuove visioni è il titolo dell'allestimento teramano curato personalmente dall'artista Cucchi, che ha anche dipinto le pareti sulle quali ha appeso le sue opere. All'Arca, laboratorio per le arti contemporanee di Teramo, da non perdere è la mostra personale di Enzo Cucchi, curata da Giacinto Di Pietrantonio e da Umberto Palestini, dedicata a uno degli artisti italiani più importanti. Un progetto questo che mette Teramo al centro della grande arte internazionale. Arte in Centro, questo è il nuovo network che è nato quest'anno ereditando Castelbasso Civiltà della Cultura Contemporanea dei Borghi, che era relativo solo a questi due borghi. Invece quest'anno entra Teramo con l'Arca, entra Atri, entra Loreto a Prutino, entra Pescara ed entra ad Ascoli, quindi abbiamo deciso di fare un passo indietro e rinunciare al nostro brand pur di aggregare delle strutture culturali del territorio e pur di diventare più appetibili e offrire anche un pacchetto di mostre contemporanee variegate ma di grandissima rilevanza e su un territorio molto esteso. Quindi entra l'Arca con una mostra straordinaria di Enzo Cucchi, tra l'altro costituita da tutte opere inedite, e non a caso Enzo Cucchi sono 3 giorni che è qui a Teramo perché lui ha voluto presenziare all'allestimento della sua mostra, perché è straordinariamente importante. Protagonista della transavanguardia, movimento che ha segnato la storia dell'arte degli anni Ottanta, Enzo Cucchi presenta a Teramo un progetto inedito e concepito dall'artista appositamente per gli spazi teramani, un iter narrativo, espositivo, suggestivo ed innovativo. Non un concetto di arte, insomma, il concetto è già una cosa naturalmente ha a che fare con il linguaggio, insomma, mi occupo di immagini, di segni, quindi un'altra cosa. Sarà possibile ammirare l'esposizione di Cucchi fino al 31 agosto, dal martedì alla domenica. Eccoci giunti alla nostra rubrica di informazione economica curata da Stefano Di Ventura, direttore commerciale di Intercredit Confidi. Oggi l'autoimprenditorialità è particolarmente consigliata, soprattutto dopo un percorso formativo. Di contro, l'accesso al credito per tanti giovani e non giovani che vogliono diventare imprenditori spesso è particolarmente difficile perché servono garanzie e solidità. L'intervento di un Confidi nella fase di startup potrebbe rendere un progetto di futuro possibile. Buonasera a tutti, torniamo ancora a parlare dei giovani e dell'autoimprenditoria. Intercredit negli ultimi anni ha dato moltissima importanza alle aziende che vogliono dare start-up alla propria attività. Infatti ad oggi riusciamo a garantire tutte le imprese rinvenienti da corsi di formazione professionali, quali gli artigiani, le imprese turistiche, le imprese commerciali e anche e soprattutto gli agricoltori. Attraverso la nostra garanzia, che è estendibile fino al 90%, molti degli istituti di credito convenzionati trovano più facilità e maggior velocità nel far accedere a credito i nostri soci clienti, seppur di giovane età. Vi invito quindi a venirci a trovare nelle nostre sedi, oppure telefonarci, o ancor meglio contattarmi direttamente attraverso la mia mail. Sono a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione. A presto. Ha cominciato a lavorare da bambino e a 16 anni già dirigeva un laboratorio di pasticceria. Da un lusso si sveglia ogni mattina alle 4 per preparare le sue specialità.
in città lo conoscono tutti come presidente di Teramo Nostra, un'associazione che vive per mantenere vive le tradizioni del territorio. Lui ama intensamente le sue radici, ma apprezza anche la fotografia, il cinema, la musica e i grandi artisti della sua terra. Noi apprezziamo il suo impegno e la sua crema pasticcera. Per quanti anni ha gestito la pasticceria di Totò? No, io non ho gestito. Totò è andato via da Fumo e io sono stato a sostituire il suo posto. Totò era il terzo pasticcere di Fumo. C'era Leotta, c'era Ricciardi e io, quando è andato via Totò, il pasticcere napoletano che ho avuto modo, la fortuna di conoscere, ha detto no, io voglio questo ragazzo, tant'è che il primo mese che io sono stato a lavorare da Fumo mi hanno messo in quarantena per vedere che cosa sapessi fare, c'ho una stanza per conto mio, dice vediamo questo ragazzo che vuol prendere un posto importante se lo merita. E poi però è venuta una sua pasticceria. Sì, io ci stavo benissimo da Fumo, sono stato 4 anni, ero strapagato diciamo per quei tempi, tutti guadambiati, però sono ritornate, c'era una lotta intestina tra i due cugini, dovevo prendere quasi un anno di stipendio, ho visto un laboratorio chiuso e mi sono lanciato nell'attività imprenditoriale diciamo che. Qual è il suo dolce preferito? I miei dolci sono, sarò presuntuoso, sono tutti preferiti perché un dolce che io non sono convinto, che non possa riscontrare il gusto del pubblico, non lo metto per niente in produzione. Non è che metto in produzione un dolce che non sono convinto al 100%. Ma la sua specialità? È una qualità, diciamo, alta su tutta la produzione, non c'è uno, dice io faccio questo di buono e quell'altro di cattivo, cerco di mantenere alta tutta la qualità del. E insieme ai dolci è arrivato l'impegno sociale? Sì, io ho lavorato tantissimo, per più di 30 anni ho fatto le forniture, fare le forniture vuol dire lavorare 365 giorni all'altro, avevo 70 clienti ogni mattina, dopo è arrivato il momento di dire basta, anche perché mi sono arrivati 2 figli per seguire anche i figli. E quindi avendo un'amicizia da bambini con Sandro Melarangi, c'è stato questo rapporto intellettuale con Sandro che è andato avanti tutt'oggi, penso che sia anche fruttuoso. Quindi avete creato Teramo Nostra. Sì, Teramo Nostra è stato creato, la cosa bella di questa associazione è che è stata creata da intellettuali e artigiani, quindi richiama tutta l'anima della nostra teramanità. Voi vi occupate un po' di tutto, di cinema, di giornalismo, di tradizioni, tantissime cose, però diciamo l'ultima cosa importante che avete fatto è la futura. Allora, la cosa più importante che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo aiutato tantissimi giovani nella nostra città, i ragazzi del Nuovo Teatro di Teramo, gli sbandati, detto tra noi, noi abbiamo avuto la fortuna di recuperare dei locali dismessi, malandati, ci siamo impegnati, li abbiamo ripristinati, abbiamo dei bei locali sotto le magistrali al centro di Teramo. E con questa fortuna abbiamo l'opportunità di veramente di innovare, ci sono produzioni teatrali, produzioni pittoriche, produzioni musicali, librari, cioè quello è il vero senso dell'associazione. Dopo noi chiaramente siamo chiamati sul territorio a dimostrare anche noi che cosa sappiamo fare e produrre. Abbiamo a Teramo il premio Gianni Di Venanza che è diventato uno dei richiami internazionali. Piero, cosa chiederebbe al nuovo assessore alla cultura? Al nuovo assessore alla cultura intanto che tenga conto di tutte le forze che sono sul territorio. Non è che le associazioni vanno là solo per chiedere i soldi, vanno là anche per chiedere disponibilità e impegno. Non è solo questione finanziaria, sono importanti perché ci sono delle spese insopprimibili, però un supporto tecnico senza invadere come abbiamo fatto noi nel nostro piccolo, mettendo a disposizione la nostra sede per le produzioni, cioè questa è una cosa che avrebbero dovuto fare loro con tutti gli spazi abbandonati della nostra città, invece loro sono andati con la polizia e hanno fatto lo sgombro. Io non ero per l'occupazione,
intendiamoci, no, noi abbiamo fatto 1000 sit-in, io non sono per queste forme, sono per il rispetto delle leggi, però detto questo i ragazzi vanno sentiti e aiutati. Grazie di averci seguito per tutto l'anno. Abruzzo Village si ferma per la pausa estiva, manderemo in onda le interviste più belle realizzate durante l'anno e noi ci rivedremo con l'attualità, la cronaca e l'economia a settembre. Buone vacanze a tutti voi. Finanziamenti garantiti a più di 5.000 imprese. Negli ultimi 3 anni per circa 300 milioni di euro. 12.000 associati presenti in 4 regioni. Intercredit. Dal 1959 i nostri numeri al servizio del tuo lavoro.